Buongiorno a tutti, nuovo video. Allora, è una premessa un po' lunga, poi girerò la fotocamera. Ok, allora, come da titolo fuori tutto, credo farò due video perché sennò penso vengano troppo lunghi. Eventualmente metto la stessa premessa anche nel secondo video. Allora, perché il fuori tutto? Allora, io ho tante creazioni di 2 o 3 anni fa, che ho ancora, come dice Brumotti, ferme con le quattro frecce. Nel senso che sì, che bello, creo, faccio i mercatini, poi ho sempre rimandato l'idea di fare i mercatini. Ho fatto il passo alla fine dell'anno scorso, che ho preso i tavoli, il gazebo, le luci prese, presa industriale, prolunga, eccetera, eccetera. Ho fatto due mercatini e poi ho detto ok, poi comincio, ho fatto le mie prime esperienze, poi ho detto poi comincio con la primavera. L'idea era quella, quasi fissate tutte le date, di farne uno al mese più o meno, quindi marzo, aprile, maggio, giugno, perché poi inizia a fare caldo. Ecco, poi è arrivato il lockdown che mi ha rovinato tutti i piani e quindi io ho in un certo senso la necessità di permettermi a creare cose nuove, di liberarmi un po' di quelle più datate e quindi siccome tante mie creazioni hanno colori estivi, comunque con colori più accesi, che io vedo più avanti d'estate, primavera, estate, rispetto al periodo poi di Natale, in cui a questo punto farò i prossimi mercatini, mi resterebbero lì per un altro anno. Ecco, e quindi niente, volevo semplicemente mostrarvi quello che ho. Se vi piacerà qualcosa, mi contattate. Preferibilmente se potete su Instagram con un direct, anzi se volete seguirmi là comunque trovate il mio tutte le info come fanno le altre qua sotto nel box informazioni e, altrimenti via Messenger su Facebook, sulla mia pagina fan di Facebook, altrimenti via mail. Strutturerò i video in modo da farvi vedere velocissimamente le creazioni, tant'è che non le tiro fuori dalle bustine dove sono già la maggioranza, insomma, perché comunque trovate tutte le foto, praticamente tutte le foto tra Facebook e Instagram, quindi se avete bisogno di foto più carine, insomma, le vedete lì. Vi faccio solo una foto riassuntiva con un righello di lato, giusto per rendervi un po' conto delle dimensioni. Se dovesse piacervi qualcosa, ovviamente i prezzi sono stramodici, perché ovviamente sono cose, ribadisco, che non venderei fino all'anno prossimo, perché comunque sapete, io in realtà indosso tutti i colori di gioielli in tutte le stagioni dell'anno. Però ho notato che ci sono molte persone che dicono: ah, ma questi sono tutti colori estivi, e quindi così. E niente, quindi ovviamente ci sarà uno sconto per chi acquisterà più cose e per le spedizioni, se non siete comunque qua in zona. Io di solito mi appoggio al corriere, ho spedito solo una volta con la posta 1, la spedizione è andata a buon fine, però io lì non vi assicuro niente, quindi comunque eventualmente ci mettiamo d'accordo privatamente se dovesse piacervi qualcosa. In tutte le foto vi metto il resoconto, diciamo, di quello che vi ho fatto vedere fino a quel momento con i numeri da 1 a dove sono arrivata, così mi potete dire: guarda, della foto 1 mi piace l'orecchino numero 3 o quello che è, insomma, ecco, penso di avervi detto più o meno tutto. Non mi viene in mente altro, se avete domande ovviamente me le potete lasciare qua sotto, se vi piace qualcosa, direct di Instagram è quello in cui sicuramente rispondo con più velocità. Il Messenger lo uso solo da computer, quello di Facebook, quindi sono un po' più lenta a rispondere. E la mail ovviamente la controllo tutti i giorni, quindi mi arriva la notifica sul telefono. Vedete voi, insomma, come potrebbe farvi più comodo. Comunque vi rispondo, ecco, questo è il senso della cosa. E niente, spero di avervi detto tutto. Se avete qualche altro dubbio, mi lasciate un commento qua sotto e buona visione. Un bacione, alla prossima, ciao. Ok, altro giro, altra corsa in questa
In questo video vedrete quasi tutte creazioni in wire, alcune smaltate, ma molte no. Comincio subito da degli orecchini che sono questi, che sono a forma di luna e hanno delle perline, delle rocaille da 9,0, mi sembra che avessi usato, o da 11, non mi ricordo neanche più. E, le ho fatte dorate, queste sono il numero 1. Le ho fatte color rame e hanno anche queste le perline. E queste sono un pochino più piccole e sono argentate. Poi faccio un piccolo excursus perché vi volevo far vedere anche questa, che quindi ve la metto nella stessa foto. Numero 4 è la collana abbinata con la maglia Viking Knit. Questa purtroppo non è regolabile. Vi metto poi la misura, anzi. Facciamo una cosa tattica, così la vediamo più o meno subito perché non mi ricordo. Vabbè, qui vi resta comunque un pochino, è 18, è sui 40 centimetri e poi avete il ciondolo che è di 6. Ve lo lascio qui così. A ritroso, stessa versione anche dorata, sono praticamente uguali, stessa lunghezza e l'ho fatta, come per gli orecchini, anche color rame naturale, quindi poi ossidato, lucidato, protetto, eccetera, eccetera. Queste non sono purtroppo regolabili perché altrimenti dovrei rifarvi la maglia. Questa è leggermente più lunga, vederla così. È in totale ciondolo compreso 60, il ciondolo è sempre 7 centimetri più o meno. Ok, vi faccio la foto, quindi comunque orecchini e poi non mi ricordo più in che ordine mi ha fatto vedere, comunque 4, 5, 6. Poi degli orecchini, questi hanno degli elementi smaltati. Allora, questi che li avete visti li abbiamo fatti insieme in un tutorial, questi sono il numero 1. Poi numero 2, anche questi li abbiamo visti assieme, sono con il palloncino. Numero 2. Numero 3, anche questi li avete visti, sono con le stelline color panna e glitter dorati. E poi passiamo a esclusivamente wire. Allora, questi sono i numero 4, che sono fatti con l'onice nero. Eccoli qua. Numero 4. Numero 5 sono dei tondi così, sempre in rame naturale con la pasta di turchese. Ok. Numero 6, semplici, semplici ma d'effetto, sono questi, se in rame, questo è rame protetto, quindi non diventa scuro, con l'agata fucsia. Bellissimi, indossati, sono meravigliosi. Poi numero 7, li metto tutti insieme. Sì, numero 7 sono questi un po' più particolari con la madreperla, con disco di madreperla bianco e questi sono in rame naturale ossidato. Numero 8, ultimi ma non ultimi, sono gli ultimi che mi sono rimasti. Una scommessa sono stati questi orecchini asimmetrici. Questo è Artistic Wire Rame, quindi non diventa scuro. Praticamente è il serpentello con la mela. Sono un po' tridimensionale, se vedete c'è la fogliolina della mela in sospensione. E basta, vi faccio la foto e passo alle collane. Ancora alcune collane che come vedete hanno tutti i colori estivi perché questa è tutta pasta di turchese. Questo è un rimasuglio di quando perlinavo, nel senso che l'avevo tenuta per me, ma poi da quando l'ho fatta non l'ho mai messa e quindi volevo comunque liberarmene perché comunque non la uso. La rimetto qua, ok. Allora, questa vedete che poi ha una catenina che va verso il basso, quindi scende lungo il collo. Queste invece no, ovviamente sono tutte pseudo regolabili, nel senso che questo basta togliere gli anelli, questo vi devo eventualmente togliere qualche perlina di pasta di turchese. E niente, vi faccio la foto, quindi 1, 2 e 3. Dimenticavo, questa è in rame
naturale ossidato e protetto, e queste sono delle goccioline, penso le chiamino operette, Swarovski. Ok, ultime ma non ultime, no scherzo, ultime ma non poverine perché sono più brutte, sono queste qui che ovviamente ai mercatini di Natale fa un po' brutto vendere, sono, le vedo molto primaverili estive, quindi questo è. E, allora, questa è la più grande che è di 9 centimetri e questa è un pochino più piccola, è su 8 e le altre sono 7 centimetri, ve la lascio qua nella foto, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Per le catenine, le due dorate sono fatte a mano, anellino dopo anellino, quindi sono comunque regolabili alla lunghezza che eventualmente desiderate. Questa è industriale, si accorcia come volete, e questa siamo circa a 45 centimetri. Essendo grandi i ciondoli, non potevo farli esageratamente pendenti. Nel caso vi piaccia, ma non vi piaccia il rame naturale, questo della Viking Knit, posso comunque sostituirlo con un'altra catenina industriale, perché vi dico, non mi metto a farla. Ok, questo è quanto. Ultimissima cosa, ve li faccio vedere tutti assieme e poi ho finito. Ultimissima, ultimissima, ultimissime anzi, creazioni sono i segnalibri, li vedete tutti. Vi dico solo, li ho divisi in tre file, sono 21, mi dite prima, seconda, terza fila, il quarto dal basso, il quinto dal basso, il primo, eccetera, eccetera. Sono tutti smaltati e questi sono timbrati, questi sono invece smaltati con diversi colori. Questo è l'unico che mi è rimasto un po', è quell'effetto un po' materico, tipo lo chiamavano asfalto, ma un po' triste. Comunque, questo è quanto. Quindi non esitate a contattarmi, non vi mangio, però se volete aiutarmi a rinnovare un po' la mia collezione, vi ringrazio molto. Ciao!